La mia prima macchina fotografica l'ho avuto quando dormivo la strada, frequentavo un centro che si chiama Civico Zero. In quella periodo non parlavo italiano. Facevo molto la conversazione con un signore lì che si chiama Yves, di origine francese. Lui mi ha dato una macchina studiata quale ho iniziato a fotografare da solo. Prima di tutto io l'ho fotografato il mio bagaglio, i miei materiali, dove dormivo e cosa avevo in quel periodo. Però la foto non era fatta per essere un fotografo o per studiare la fotografia, era fatta giusto per ricordarmi quel periodo. Tutto questo mi ha dato la voglia di andare avanti la fotografia, di trasmettere quella che vedo, quella che penso su altri, su me stesso. Cerco di lavorare sul campo. Vedere prima, poi inquadrare. Non inquadrare prima, poi cercare di vedere. Non basta neanche a volte a guardare, bisogna anche osservare. La città ha tante fasce diverse, è bene fare vedere. Non solo una cosa, la diversità secondo me fa la città. Nella fotografia mi interessa la vita quotidiana, ogni giorno. C'è solo fascino di cambiamenti, mi interessa di fare notare che non sia soltanto il punto di positivo o solo il punto di negativo. Ci dà la possibilità di riflettere, scambiare il modo di vedere, anche il modo di osservare con le altre persone. Io, mentre ho iniziato a studiare la fotografia, non potevo permettere di pagare una scuola di fotografia. C'era un professore che mi ha offerto la possibilità di studiare da lui, di fare qualcosa. Nello stesso modo, io continuerò a cercare di condividere un po' questi gesti con le altre persone. Possiamo aiutare le persone soltanto con un piccolo gesto. Che significa? Insegnare o condividere con quella persona qualche opinione. Quando ci sono più condivisioni, abbiamo più possibilità di avere la fiducia tra di noi. Abbiamo più la fiducia di essere amici, abbiamo più la fiducia di essere nella stessa famiglia, di passare su alcune differenze. I bravi fotografi non è che sono nati oggi, domani sono fotografi, hanno fatto i percorsi. A fine del 2016 ho aperto questo piccolo laboratorio in Mali, in una periferia che si chiama Canadigla, per i ragazzi. Magari se quei ragazzi riusciranno, un giorno dopo possono anche dare mano a qualche altro ragazzo, perché stiamo facendo con un altro amico in Kenya un laboratorio che è fatto per i ragazzi della strada, età 8-16 anni. Si spera sempre di dare più supporto a questi ragazzi, di conoscere che la realtà della vita di loro, il modo di vedere, solo loro possono raccontare quella. Quindi se li insegno di fare quella lato là, li aiuterebbe di riconoscere prima loro stessi. Noi spesso mentalmente ci blocchiamo dicendo che non ce la facciamo a fare niente, invece non è così. Bisogna soltanto un po' crederci. Trovandosi in difficoltà non è che la vita finisce là. Bisogna soltanto reagire in un altro modo, di recuperare quella perdita che hai. Questo è il mio obiettivo.